Il centro è di là, o anche di là, però di qua è più bello arrivarci. Adesso faremo un sottopassaggio e da lì più o meno siamo in zona centro. E non so cosa volete vedere per primo. Beh, si passa dal Ponte dei Leoni oppure dall'altro ponte? Subito dal Ponte dei Leoni, ok. In realtà dico che questa, ma insomma tante storie che ho scritto e scrivo le devo un po' a mia nonna, ma non nel senso solito in cui devi le storie alle nonne, perché mia nonna mi diceva sempre, io figlia unica di figlio unico, unica nipote, mi diceva: ma non ci pensi mai quanto sarebbe stato bello se fossi nata maschio? E questa cosa mi ha fatto un grande trauma infantile e me lo diceva spesso. Quindi un po' queste storie di ragazzine che fanno cose pericolose e impossibili le ho sempre scritte. Se ti rivedi in uno delle due protagoniste, in quale c'è più di te? Sono un po' tutte e due, credo, sia Francesca sia Maddalena. Sono stata prima un sacco Francesca, soprattutto da ragazzina. Qui, su queste panchine, era il posto dove i miei compagni di scuola venivano a bigiare. Io facevo il liceo qua vicino. Pensa che cosa triste, io non ho mai bigiato. Mi sentivo troppo in colpa, senso di colpa, altra cosa, vabbè, traumi religiosi e sensi di colpa. E quindi non ho mai bigiato e ho detto che cosa triste, non sono mai stata una ragazza ribelle così alla scuola, al liceo, eccetera. Quindi lì ero molto Francesca, molto dovere, molto ragazzina odiata da tutti perché ero la secchiona. Sono stata un sacco Francesca, un po' la sfigata, diciamo. E poi piano piano, forse, no, direi che sono tutte e due adesso, forse, sì. Non serve circondarsi da persone tante, ma basta anche trovare l'unica persona che però ti capisce, in cui capisci che non è strano essere strani e si può essere strani insieme ed è bello. Questi 2 anni in cui hai atteso che uscisse il libro, da quando l'hai scritto a quando è uscito, innanzitutto la curiosità era: ti ritrovi? Cioè, hai avuto modo di rileggerti adesso, magari per svariate motivazioni, e se ti riconosci in quella scrittura, intanto cosa hai fatto mentre aspettavi? Sono terribile ad aspettare, non sono brava ad aspettare, non ho pazienza. Ho scritto e ho letto un sacco e ho aspettato e mi sono iscritta a un corso di box. Per imparare ad aspettare. Sì. Il passaggio tra la scrittura per il racconto e lavorare su una dinamica così più lunga, con una trama così più lunga, com'è stato? Cioè, ti interessano le storie a prescindere oppure? Sì, a prescindere, mi piacciono tutti e due i formati. Ovviamente La Malnata non è stata la prima prova di romanzo. Devo saperlo prima, quando mi metto a scrivere, se sto per scrivere un racconto o un romanzo. Poi io sono molto, ho bisogno di sapere esattamente dove andrò, quindi devo decidere prima se sarà un racconto o un romanzo, così so in che dimensione è, e poi devo farmi una scaletta sempre anche dei racconti. E ho bisogno di sapere tutto nei minimo dettagli, quindi mi faccio tipo paginate e paginate di setup e di scalette che poi restringo, e quindi quando scrivo un romanzo poi mi metto a fianco la scaletta e a fianco un altro file in cui scrivo. Partendo da questa cosa del racconto, romanzo, eccetera, no? C'è una scena principale da cui, che è anche il prologo, e poi si snoda tutta la vicenda. Cioè, è partito tutto da lì o quello è nato dopo? No, è nato dopo. È partita, la prima scena che ho scritto è stata quella dove Francesca si sporge dal Ponte dei Leoni e guarda La Malnata. E quindi praticamente il primo incontro. Questa scena verso la fine in cui Francesca si rende conto invece di che cosa vuol dire la vera paura, a un certo punto cambiano. Esatto. E secondo me quella scena rende molto bene, perché si capisce proprio il passaggio tra dire: mi faceva paura lui, l'uomo grosso, grande, cattivo, che vedevo che picchiava il figlio, eccetera, e invece poi mi sono resa conto che la paura fosse. Che le paure dell'infanzia poi le superi e capisci delle paure vere dopo. Invece nella scrittura qual è la fase che ti diverte di più? Perché è chiaro che uno inizia a scrivere dalla prima parola all'ultima, ma tutto bene. Forse progettare la storia è la parte che mi diverte di più. Però in realtà anche quando sei nel flusso della scrittura e quanto è bello, che ti senti proprio benedetta dall'universo. Scrivere è un po' sopravvivere, secondo me. Anche perché non so cucinare, non so sistemare, cioè non so fare molto altro che quello. Quindi sì. È un po' forse riparare vecchie ferite in qualche modo.